Nel nostro magazine dedicato alla salute e al benessere, oggi ci occupiamo del test dell'HIV. Da ora l'azienda sanitaria dell'Alto Adige offre la possibilità di eseguire il test in forma anonima e gratuita, un modo per assicurare diagnosi precoci e trattamenti più efficaci, ve ne fosse bisogno. Oggi l'AIDS è ancora una malattia grave, esattamente come più di 30 anni fa quando è divenuta nota, solo che oggi se ne parla maggiormente. Rimane di fondamentale importanza quindi sensibilizzare la popolazione ed informarla sulle possibilità di protezione dall'AIDS. Proprio per questo, da ora, ad ogni cittadino e cittadina altoatesina sarà data la possibilità di sottoporsi gratuitamente ed in forma anonima al test dell'HIV. Non sarà necessaria nessuna impegnativa o prescrizione medica, basterà rivolgersi direttamente ai punti prelievo del sangue, dei servizi di laboratorio, degli ospedali di Silandro, Merano, Bolzano, Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido o al laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale San Maurizio. Allora, in Alto Adige circa l'anno vengono effettuati 6.500 test per l'HIV. È fondamentale tenere alta l'attenzione su questa patologia, in quanto ci sono circa l'anno 20 nuovi casi diagnosticati in Alto Adige, quindi un'incidenza annua di 5-6 nuovi pazienti. Purtroppo non c'è, diciamo, la cultura nell'effettuare questo test subito successivamente al comportamento a rischio assunto dal paziente, ma vengono diagnosticati questi pazienti nel corso di un percorso di cura o appena che si manifestano i sintomi di questa patologia. In Alto Adige la gente si sottopone al test dell'HIV, anche se il numero rimane ancora basso. Oggigiorno le terapie mediche che sono messe in atto sono di tipo farmacologico e consentono una buona qualità di vita. È fondamentale però, una volta che c'è il sospetto di un comportamento a rischio, sottoporsi immediatamente al test HIV in modo tale da rilevare in modo precoce l'eventuale malattia. Proprio per incentivare le persone a sottoporsi al test dell'HIV, l'azienda sanitaria dell'Alto Adige ha deciso di offrire il servizio gratuitamente in forma anonima, un modo per rendere il test accessibile, assicurando diagnosi precoci e quindi trattamenti più efficaci. Si avvicina la fine dell'estate, l'arrivo dell'autunno e successivamente della stagione fredda, quello durante la quale è bello poter contare sul calore prodotto da una stufa. Non tutti però conoscono tutti i fattori da prendere in considerazione prima di acquistare, montare e utilizzare una stufa, sia essa alimentata a legna o con pellets. Ce ne occupiamo nella nostra nuova rubrica Idea Bricolage. Avere in casa una stufa significa anzitutto poter contare su un oggetto d'arredo, sempre affascinante. Il calore da essa prodotto è decisamente più avvolgente di quello di un semplice termosifone, senza contare poi i vantaggi di carattere economico. Pensare però a comprarne una significa fare i conti anche sulle reali possibilità che la stessa possa poi essere montata in piena sicurezza. Quando si compra una nuova stufa, si deve vedere se la canna esistente è idoneo per l'installazione della stufa. È importante sapere se il camino va bene e si deve sapere quanto è grande il camino, perché dipende in base alla stufa, il camino deve avere un certo tiraggio. Servono dunque alcune condizioni base importanti, in assenza delle quali... Se la canna fumaria non è idoneo per l'installazione di una stufa, si deve vedere qual è la causa. Può essere che la canna fumaria è troppo piccola, può essere troppo grande, può essere che il camino non è intenuta, e poi in base a quello si deve scegliere che tipo di risanamento si deve fare per mettere a norma questa canna fumaria. Una volta accertata l'adeguatezza della canna fumaria, si può procedere all'acquisto di uno dei tanti modelli in commercio. Superato questo step, gli interessati, diventati nel frattempo acquirenti, potranno far montare la propria nuova stufa. Prima di accenderla, però, è bene procedere con cautela. Sarebbe ideale, perché se la stufa non è stata installata correttamente o se abbiamo dei difetti al camino, può succedere che abbiamo delle uscite di monossido di carbonio della stufa, che possono essere molto pericolose, o può essere che si surriscalda la canna fumaria e in seguito potrebbe dare fuoco al tetto, potrebbe essere un incendio del tetto. A questo punto, consultate tutte le istruzioni per l'uso, la stufa può essere utilizzata. Ma attenzione,
è necessario un costante controllo. La pulizia delle stufe a linea è regolarizzata da una legge provinciale e deve essere fatto 3 volte all'anno. Dipende però anche quanto viene usata la stufa. Se una stufa viene usata tanto, allora ci vogliono 3 pulizie come previsto dalla normativa. Se una stufa viene usata solo 3 mesi, come succede tante volte, basta anche una pulizia all'anno. Però almeno una volta all'anno lo spazzacamino deve passare. Ed ora un breve stacco pubblicitario, poi torneremo in studio per parlare di spot. Riscaldare a basso costo come mai prima d'ora, grazie alle offerte di Opi. Stufa pellet Emily, potenza nominale 7 kW a soli 889 euro. Stufa legna a magna con rivestimento in ghisa a soli 199 euro. Stufa catalitica pratica, potenza 3100 watt, utilizzabile per superfici fino a circa 30 metri quadri a soli 98,99 euro. Radiatore infrarossi 1300 watt, riscalda circa 8 metri quadrati di superficie a soli 59,90 euro. Termoventilatore 2 kW con termostato a soli 12,99 euro. Queste e molte altre offerte da Hobby a Bolzano, Merano e Bressanone. In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva l'hockey su ghiaccio, passo falso in amichevole dei campioni dell'Ebel contro il Renon. Il Bolzano ha perso 4-2, tuttavia la sconfitta non preoccupa il team biancorosso. Amichevole di lusso quella che si è disputata lo scorso fine settimana tra il Bolzano, vincitore dell'Ebel, e di campioni dell'Elite A, il Renon. Una partita che ha visto a collalbo il pubblico delle grandi occasioni, che non è rimasto certamente deluso. 4-2 il risultato finale a favore dei padroni di casa. Le assenze in casa biancorossa si sono fatte sentire: Bolzano orfano di Keller, Nesbitt, Cullen e De Simone. Dall'altra parte Rittnerboom non ha potuto contare di Ansoldi, Isaac e Ramsey. Match vibrante con il Renon a passare subito in vantaggio con Andrea Salber. A pareggiare i conti ci ha pensato dopo 5 minuti Anton Bernard, fissando il risultato del primo tempo sul 2-1. La frazione centrale è stato un monologo dei Foxes, che però non sono riusciti a realizzare nessun gol. Nel terzo tempo il Renon cambia marcia e va a ripetizione in gol, prima con Marcus Spinelli e poi con Emanuele Scelfo, mentre la seconda rete bolzanina porta la firma di Zica Pance. 4-2 il risultato finale, un passo falso quello del Bolzano che non preoccupa la squadra. Ora giusto il tempo di organizzare le idee in vista della prima di campionato. Stiamo lavorando duro in allenamento, si è sentito anche un po' nella condizione oggi, eravamo un po' stanchi, però penso che abbiamo pattinato bene. Ovviamente il risultato non è quello che avevamo aspettato, però questo qua è per vedere un po' ancora dove dobbiamo lavorare. Termina qui lo spazio riservato allo sport. Noi ora, col supporto della regia, andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. La nostra webcam è puntata sul lago di Caldaro. La mattinata è stata in prevalenza soleggiata, solo tra le Dolomiti e il Tirolo orientale erano presenti alcuni annuvolamenti. Dopo un pomeriggio abbastanza soleggiato, questa sera la nuvolosità aumenterà progressivamente a partire dai settori orientali. Nella prima metà della notte in Val Venosta ci saranno ancora alcune schiarite, altrove sarà invece già molto nuvoloso. Le precipitazioni si diffonderanno a partire dai settori orientali e si concentreranno sulle Dolomiti e in Valpusteria. Mercoledì mattina sarà molto nuvoloso e soprattutto sui settori orientali cadrà ancora un po' di pioggia. Prima di mezzogiorno ci saranno comunque anche alcuni intervalli asciutti e qualche schiarita. Durante il pomeriggio numerosi annuvolamenti si alterneranno a un po' di sole, ad eccezione di qualche rovescio locale, il tempo si manterrà in prevalenza asciutto. Il Fön da nord si indebolirà progressivamente, nelle valli i venti saranno solo deboli. Giovedì il sole si alternerà alle nubi, nel corso della giornata si svilupperà della nuvolosità cumuliforme che farà aumentare progressivamente la tendenza a rovesci. Venerdì e sabato sarà generalmente nuvoloso e i tratti soleggiati saranno solo brevi e sporadici, di tanto in tanto potrà verificarsi qualche rovescio.
Per domenica e lunedì non sono attesi grandi cambiamenti, il tempo resterà caratterizzato dalla variabilità. Mercoledì il sole sorgerà alle 6.36 e tramonterà alle 19.50, la luna è a metà della sua fase crescente e sarà visibile dal tardo pomeriggio a poco dopo la mezzanotte. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it e il portale web www.goinfo.it, dove potrete trovare news sempre aggiornate 7 giorni su 7. In regia ha curato la parte tecnica Paolo Goldini, vi ricordo inoltre che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale domani mattina alle ore 6.40 con la rassegna stampa curata come sempre da Matteo Donagrandi. È veramente tutto, vi ringrazio come sempre della cortesia attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla fiera di Bolzano. 2M hoch 2. Jede Woche eine neue Perspektive von Südtirol. 2M al quadrato, ogni settimana una nuova prospettiva sull'Alto Adige.